vecchie, tra virgolette vecchie, per modo di dire, no? Perché avete già fatto qualche anno a Portogallo. Io vorrei iniziare stasera, prima di tutto, a presentare il nuovo staff. Quindi lo conoscete già, perché qualcuno non lo conosce. Io vorrei partire subito con il mister, che è Armando. Voi l'avete conosciuta molto di voi, voi l'avete già sentita parlare. Io spero che questo connubio questo non sia mai, e sono sicuro che lo sarà. Insieme a lei c'è il preparatore atletico, Elisa Basso, anche lei qualcuno di voi la conosce già, ok? Però è un'amica, una più cara, e ha questa grande fiducia in lei e noi abbiamo riportato con lei tutta la vostra preparazione. Per cui state attenti a quello che farà, mi raccomando, seriamente, è importante la preparazione. In fianco è Elisa, conoscete, chi non lo conosce, è un solo portiere di una squadra, per cui qui è molto detta, per cui i portieri lo conoscete già, non potete dire niente di lui, per cui sapete già come dovete lavorare, mi raccomando. Mentre alla mia sinistra in fondo qua c'è l'allenatore dell'Under 19, che molti di voi lo conoscono, che è Nicola Finotto, e altri non lo conoscono, okay, che era già l'anno scorso nell'Under 19. A fianco a me, IBS, Sasha, ok, io sono Giorgio Furlanis. All'interno di questo staff c'è anche, diciamo, la parte importante del Portogallo, che non è altro quello con la persona che ce ne presa, che vi riprenderà tutte le partite, Gabriele Zoia. Grazie. Chi invece scrive di voi in Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, non è altro il nostro amico Davide Gasperotto, che è sempre col piccino. E stasera abbiamo anche l'occasione, ringrazio il giornalista del Gazzettino, Ruzza Andrea. E lascio un attimo Chiara Fabio Parola. Grazie a tutte. Allora, intanto chiudiamo questo cerchio che non siamo molto comandiamo. Vicine, okay. Venite. Allora, buonasera a tutte. Qualcuno mi conosce, qualcuno mi ha già visto. Io parto con dire che la cosa più importante qui sono le persone, ok? Quindi prima cosa, rispetto per tutti, da me lo avrete, ok? E avrete il mio impegno al 100%. Parto dal fondo, perché appunto per me sono importanti le persone, quindi Christian non lo conosco come lavora, ma ci siamo conosciuti un mese fa e mi è parso subito una persona in gamba, ho avuto un buon feedback da parte della società, che ringrazio per avermi dato questa possibilità. E poi c'è Elisa, che è una mia collega, ok? Ci conosciamo perché abbiamo lavorato l'anno scorso, è una ragazza giovane ma è bravissima. È competente e ovviamente voi siete la parte principale di questo gruppo, ok? Quindi da me avrete sempre dialogo, qualsiasi cosa che succede sono qua, poi sarò io a prendermi la responsabilità di tutte le scelte che farò, ok? Okay, quindi guardo molto i particolari e sono un'allenatrice professionista, non so allenare in altra maniera. Per me bisogna dare il 100% sempre, altrimenti in partita non si darà mai il massimo, ok? Quindi questo è quello che darò io a voi, è che in partita bisogna essere tutte nella partita. Se chi gioca e chi è fuori sa sempre quello che deve fare, ok? Quindi si chiede cosa posso fare per la mia compagna, sempre abbiamo vinto. E non dimenticatevi mai che nel corso della stagione, come in un corso di una singola partita, voi dovete lasciare il segno. Ho 5 minuti, devo lasciare il segno. Sono in panchina, si può lasciare lo stesso segno. Ok? Questo è la cosa principale per crescere tutti insieme. Cosa facciamo? Facciamo 10 giorni di allenamento tutti insieme per conoscervi, ok? Quindi poi il gruppo si dividerà, perché faremo un gruppo che farà parte della prima squadra, andrà a giocare in Under 19, ok? Non sarà una bocciatura, perché io verrò a vedere le partite, quindi sono contenta che c'è Nicola in questi giorni a con me sul campo, e sarà un continuo comunque scambio, secondo anche delle esigenze, insomma, numeriche.
La prossima settimana ci sarà l'allenatore della 17 che ci darà una mano, così conoscete anche lui. E cose pratiche, allenamento di oggi è oggi domani è conoscitivo, ok? Quindi facciamo molta tecnica e iniziamo a mettere dentro qualche principio tattico. Chi deve saltare allenamento mi avvisa, per piacere. Gli allenamenti sono programmati e saranno quasi sempre tutti diversi, quindi ho bisogno delle numeriche, ovviamente se uno sta male all'ultimo non si può fare nulla. E adesso vi spiega Lisa i tipi di lavori differenti. Verrà preso. Ultima cosa, per le ragazze che già hanno lavorato con me, non sono assolutamente favorite, anzi, ok, appena sbagliate, peggio, ok? Quindi fatevi aiutare sul linguaggio, ok? Quello magari vi danno una mano sicuramente. Ok? Sono una squadra giovane, quindi deve essere la nostra forza, non la debolezza, ok? Quindi deve andare a prendere la palla sempre. Buonasera a tutti, quest'anno il calcio femminile portoguaro porta un po' di aria nuova, un cambiamento legato anche a necessità, perché l'anno scorso siamo retrocessi dalla Serie C e pertanto molte ragazze nostre chiamate da squadre di Serie C e Serie B hanno preso casa diversa ed è anche giusto così. Dopo 10 anni era inevitabile prima o dopo arrivare in questo frangente, però siamo molto felici perché siamo riusciti a coinvolgere il nuovo mister Chiara Orlando, che da tempo poi tra l'altro la stavamo seguendo, con la sfortuna del Pordenone Calcio che non ha potuto più riconfermare tutto, abbiamo lanciato la proposta e lei l'ha subito accolta. Nel contesto molte ragazze del Pordenone Calcio che hanno fatto degli ottimi annate sia a livello 17 che 19, non più ultra, se mi ricordo, campione d'Italia un anno fa, verranno qui a Portoguaro. Noi siamo molto felici, abbiamo un po' rivoluzionato una squadra, delle vecchie ragazze sono rimaste in 6 e per cui l'ossatura sarà ragazze e giovani del 2006. Nel frattempo chiaramente il Portoguaro non si ferma qui perché ha un'ottima anno 19, e quest'anno un'ottima anche nel 17 e il fiore all'occhiello quest'anno avremo anche una squadra di ragazze under 12-13 che disputeranno il campionato maschile, tutte ragazzine contro i maschi. Credo che bisogna essere contenti per quello che si è raggiunti dopo 10 anni, aver quasi 100 ragazze che giocano a Portoguaro, che si sono innamorate di questo sport, e noi abbiamo fatto altro che aiutarle, dare la possibilità a tutte queste ragazze di avvicinarsi a questo sport che è sempre molto più importante e molto di attrazione, vedi i campionati del mondo che stanno finendo adesso. Ma noi come società cercheremo di dare il nostro apporto il più possibile, farle sentire a casa, ma soprattutto farle divertire a giocare a calcio, e lo sport di gruppo, voi lo sapete, è la cosa fondamentale. Grazie a tutti voi e ci vediamo la prossima volta. Coach Chiara Orlando, eccoci qua, prima intervista di questa nuova stagione.
primo allenamento anche della stagione, che cosa si aspetta da questo campionato di eccellenza? Ma diciamo che non abbiamo un obiettivo specifico, dobbiamo fare il meglio possibile, quindi vediamo un attimo come sono le altre squadre. Siamo una squadra giovane che sicuramente ha buone qualità e ha bisogno di tempo per crescere. Ecco, un percorso adesso fino all'inizio del campionato che sarà scandito anche da alcune amichevoli per prepararsi. Sì, abbiamo un'amichevole a settimana, così mi permetteranno di vedere come sono le ragazze. Ecco, ultima domanda, in campo quale sarà, diciamo, al di là dei principi e degli schemi, la cosa più importante che lei vuole dalle ragazze? Diciamo che devono essere sempre presenti nella partita, quindi tutte le ragazze che giocano devono essere sempre presenti e sapere cosa fare con e senza palla. Perfetto, grazie. Grazie.